Buongiorno a tutti, amici di procuratorecalcio.com. Sono qui oggi per parlare di un tema piuttosto complesso e quindi vi faccio aiutare dalla grafica qua sotto che richiama all'articolo 1 del bando d'esame speciale FIGC, che in sostanza, in estrema sintesi, poi ve la leggerete, però dice sostanzialmente una cosa, cioè una volta che supero l'esame CONI, quindi scritto e orale, ho diritto a poter fare l'esame FIGC specialistico per 2 o 3 volte, perché questo bando dice che ho un anno di tempo per poter fare l'esame specialistico. Pertanto, a seconda degli anticipi o dei ritardi nell'organizzazione logistica delle prove, può succedere, ora non vi vado a dire il perché, perché poi è pure complicato da spiegare in un video, però può succedere che posso aver diritto a fare 3 o 2 prove specialistiche e qui senza dover rifare necessariamente la prova generale CONI. Se appunto finiti i miei tentativi, che possono essere, ripeto, 2 o 3, finiti i miei tentativi, appunto, non ho superato la prova speciale, sarò costretto a ripetere la prova generale al CONI. Ora, la notte porta consiglio, soprattutto le mail che non manco mai di leggere di procuratore calcio portano consiglio. E un'intuizione di un ragazzo che probabilmente è tra quelli che devono fare l'esame, eccetera, mi ha fatto riflettere su una possibilità che io definirei escamotage, anche impropriamente, perché in realtà si tratta di una condotta assolutamente prevista, lecita, che era anzi all'origine del regolamento generale CONI, ovvero questa. Dato che evidentemente per un fatto di affluenza, per un fatto anche di numeri, la prova FIGC è quella presso cui ovviamente finiscono la maggior parte dei promossi alla prova CONI, probabilmente nelle altre federazioni professionistiche, faccio l'esempio del basket, ma anche delle altre, ci saranno meno persone, probabilmente gli esami saranno meno selettivi, non è sbagliato dire ok, faccio la prova speciale presso un'altra federazione, ma perché lo faccio? Perché in questo modo diventa permanente il mio diritto in futuro a poter svolgere la prova speciale in FIGC senza dover mai più ripassare per la prova generale CONI. Perché? Perché una volta che io faccio una prova speciale anche di un'altra federazione e la supero, e magari riesco a superarla perché l'esame è più facile, non voglio essere così, però insomma, parliamoci in maniera chiara, potrebbe essere più semplice l'esame, potrebbe essere meno selettivo l'esame e quant'altro, io in realtà acquisisco il mio diritto permanente di agente sportivo iscritto al CONI per sempre, che sono diritti in quanto diritti permanenti. Questo diritto permanente, che in un primo momento è specifico per quella federazione presso cui ho fatto l'esame, poniamo il basket, non mi toglie la possibilità in futuro di allargare il mio ventaglio di abilitazioni anche ad altri sport, tra cui il calcio, senza dover più sottostare al vincolo di un anno di termine, che è un vincolo abbastanza stretto perché vi dà diritto a 2/3 appelli di sessione speciale per poter fare la prova specialistica. Pertanto, è essenziale capire questo, cioè una volta che io riesco ad ottenere un titolo permanente, di fatto mi sono creato da solo il diritto di provare all'infinito, fino a che non lo supero, l'esame agenti sportivi CONI. Quindi non ve lo sto a dire perché non si può fare in un video, non è corretto, secondo me deontologicamente è un video che non avrei dovuto fare probabilmente, però visto che in realtà la cosa per cui i ragazzi poi mi riconoscono è l'onestà intellettuale di dire le cose come stanno, e mi piace farlo sempre quando posso. Poi vorrei anche ringraziare il ragazzo che tutto sommato ha avuto un'intuizione giusta a cui io non ero arrivato da solo. E volevo essere, insomma, come sempre trasparente e limpido e dirvi questa cosa, cioè se avete la paura di non farcela, se magari avete qualche inclinazione presso qualche altro sport tipo il basket, provate anche quella strada, perché poi mi rendo conto che i tentativi per poter fare bene l'esame CONI non sono tantissimi, magari vi date anche altre possibilità con altra federazione professionistica, riuscite a passarla e a quel punto diciamo che siete a metà della strada, perché se non altro avete la possibilità indeterminatamente di provare l'esame FIGC finché non ci arrivate. Poi evidentemente una volta che avrete finito il percorso, quindi siete abilitati al CONI,
riuscite a fare, magari vi faccio l'esempio, l'esame presso un'altra federazione di pole basket, quindi siete agenti sportivi a tutti gli effetti, CONI, specializzazione basket, poi negli anni successivi, magari dopo uno o due anni, riuscite a superare anche quello FIGC, ovviamente se voi non avevate in realtà interesse a proseguire con il basket, lasciate di cadere lì, non proseguite con l'iscrizione in federazione basket e continuerete solo con l'iscrizione in federazione FIGC, tutto qua, va bene? Ci tenevo insomma a farvi presente questa possibilità ulteriore che c'è, che esiste, e quindi è giusto che anche voi possiate se vorrete sfruttarla. E ci vediamo dentro il corso, ci saranno importanti novità anche su quello di carattere burocratico, e ci vediamo su procuratorecalcio.com. Non mancate di iscrivervi al canale YouTube cliccando sul tasto rosso e non mancate di cliccare anche la campanella di notifica per rimanere aggiornati su tutti i video nuovi che pubblico, che non sono pochi, come sapete. Va bene, ci vediamo presto, un abbraccio.